antico avrà sentito parlare del Festival Voci dell'Umbra. No, mi spieghi allora come pretende di essere promossa senza sapere di questo festival che tutti gli italiani conoscono. Liguria. Sì, sì, hai ragione. Siamo qui per il Festival del Doppiaggio. Penso che sia la prima volta che si svolge qui. Ci eri già venuto? No. Ah, beh, ci aspettano giornate intense. Buon divertimento. Senti, però a questo punto abbiamo presentato Gabriella, bisogna anche presentare, far salire sul palco chi ha ideato e organizzato questa manifestazione, cioè Rulo Paolo Astori. Buonasera, buonasera, buonasera. Era meglio Gabriella, però il certo è stato lui. Ho il grande piacere, non posso dire un onore, perché è una persona con cui lavoro da 16 anni e che è il direttore artistico del festival che abbiamo di fatto inventato assieme, che questa sera è qui con noi, che è Claudio G. Fabio. La cosa viene a Genova, che è la mia città, viene a via Cesarea. Io sono cresciuto il 20 settembre al numero 8, dove c'era la FNAC, dove c'era la Standa. E voglio esserci perché ci sono tanti amici che vengono, tanti doppiatori e tante persone di Genova che non hanno mai visto forse la prevenzione perché non venivano a Finale o a Sanremo. In media, finalmente siamo tornati nella mia città, voglio esserci. E scongiurato di no dai medici di San Martino, sono venuto lo stesso. Grazie, grazie. Anche una forte motivazione, però tende a offuscare la capacità di giudizio. Paola Giannetti. Mi ha molto divertito fare la manga cornacchia ultimamente in Cuccioli. Mi è molto piaciuto fare le prime paperine, la paperina dei primi cartoon di Disney. Quello è stato sì un lavoro molto bello, perché io ho sempre adorato Paperino, i cartoni animati, ci sono cresciuta, me li leggeva papà, quindi doppiare Paperina era all'epoca è stata una grande soddisfazione. E poi c'è un film che ricordo particolarmente con grande affetto, Profondo Carmesì, di diversi anni fa. Sono Tara, ovviamente, oggi è giovedì 12. Dovrei avere almeno 4 minuti e quindi vorrei spiegarvi qualcosa finché sono ancora lucida. Claudia Cattani, che dalla volta che sono di Star Jets, nella serie di Ramsey Campana, attrice Tony Colette, e il doppiaggio della CDC Sound Group. Pensa che lei ha doppiato il nipotino di Marlon Brando nel Padrino. Ma la scena quella famosa nell'orto, quella sì. Dell'orto, no, quando muore in Brasile. Quando muore, sì, sì. Eri sì. Il nipotino di 2 anni e mezzo? No, io avevo 2 anni e mezzo, il nipotino era più grande. Qui c'è l'aneddoto, se lo vuoi ce lo sì, posso. Non dovevo doppiarlo io, doveva doppiarlo mio fratello, avevamo iniziato a lavorare insieme come spesso capita. Così si comincia in gruppi di famiglia a volte, però mio fratello era molto timido e invece io ero logoroica già da piccola, perciò gli ho rubato la parte e così sono diventata il nipotino maschio. E adesso il fratello come sta? È uscito dal bagagliaio della macchina. Proprio quando pensi di aver risposto a tutte le domande ne spunta fuori un'altra, la vita. Loris Lodi per Dexter Morgan nel mondo serie. Il doppiaggio è stata anche la mia vita, visto che ho preferito il rigore al fragore ultimamente, nel senso che come attore quello che succede in Italia lo vedono un po' tutti e quindi riesci a salvaguardare la tua pura identità di attore doppiando dei personaggi come Dexter, per il quale sono qui. Ringrazio la giuria per avermi premiato. Il talento da coltivare per diventare un bravo doppiatore è quello che, per quanto si possa seguire questa scuola o quella scuola, bisogna essere degli attori, prima di tutto. Il doppiaggio è tecnica, il doppiaggio è pura applicazione,
ma se non hai dentro di te comunque un talento più o meno nascosto da tirar fuori, puoi seguire tutte le scuole che vuoi, ma devi essere un attore prima di tutto. Ho scelto questo film, primo motivo perché è un classico e secondo perché questo film è stato doppiato due volte in Iran, una volta prima della rivoluzione del 79, la rivoluzione islamica, e la seconda volta dopo la rivoluzione, quindi era molto interessante per me vedere la differenza tra gli attori pre-rivoluzione e gli attori post-rivoluzione. Quest'anno, e con grande piacere, che la 14ª targa Gualtiero De Angelis è stata assegnata a Cristina Boraschi. Grazie, non so che dire, francamente. Io ho già preso dei premi in questa manifestazione, non mi aspettavo anche questo, quindi grazie. Ora capisco la sua esitazione a dirlo. Heydrich, a quanto pare, odiava il nome d'arte che la brava gente di Praga gli aveva affibbiato. In realtà il motivo per cui odiasse quel nome, il boia, mi sfugge. Avevo fatto tutto quanto in suo potere per meritarlo. Ma io, al contrario, amo il mio titolo non ufficiale proprio perché me lo sono guadagnato. Per l'ultimo film di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, uno splendido doppiaggio, il vincitore è Stefano Benassi. Ecco. Gary Oldman in Rosencrantz e Guildenstern sono morti, stiamo parlando di primi anni 90, un film che vinse in maniera molto contrastata il Festival di Venezia, subito dopo a ruota Twin Peaks, Kyle MacLachlan, diciamo che quelli sono gli esordi, quindi sono quelli che si ricordano più facilmente, poi senz'altro Tim Robbins nelle Ali della Libertà e poi devo dire il ridoppiaggio di Apocalypse Now, il Redux, visto che l'esimio Pino Colizzi non lo poteva più doppiare Martin Sheen, perché Martin Sheen nel film era rimasto della stessa età, ma Pino invece era cresciuto, e ho avuto, come dire, l'onore e la fortuna di doppiarlo in Apocalypse Now, Redux. Apocalypse Now penso sia uno dei più bei film mai girati nella storia del cinema. E poi sarebbe banale non dirlo, Christoph Waltz in Bastardi senza gloria. Io ho bisogno di andare da lui, ho bisogno di vederlo. Io devo vederlo, devo parlare con lui. Non farò scenate, glielo potete promettere, voglio solo vederlo. Solo questo voglio. La prescelta è stata per la seconda volta Ada Maria Serra Zanetti. Però io leggo che poi tra le attrici che hai doppiato c'è anche una protagonista indiscussa del genere, anche insomma. Sigourney Weaver. Sì, come si passa da attrice così diversa? Si passa, è questa la bellezza e la gioia di questo lavoro, è proprio questo, di poter interpretare una vastissima gamma di personaggi più diversi. È considerata tale solo quando costituisce una qualche minaccia per la maggioranza, minaccia reale o immaginaria. Ed è lì che si annida la paura. Vince Massimo Lopez con la voce di Chloe Ford per A Single Man. Grazie Massimo, permettimi Massimo, scusami ma... Vabbè, insomma, voglio dire... Andare a doppiare un film piuttosto impegnato, un film drammatico, un film dove si mostra molta anima, insomma questo è stato per me una cosa molto, molto piacevole da fare, e la gente poi magari rimane un po' sorpresa perché dice Lopez comico fa un film, doppia un film così, così serio. Signore e signori, Massimo Lopez. Grazie mille. Sai, è entrato nella mia vita. È entrato nella tua? Che cosa significa? Tu a malapena lo conosci? Sì, prego, conosciamo gli Eberman da 15 anni. Sì, ma tu hai detto? Noi non abbiamo fatto niente. Io non ho certo fatto niente. Questo non è un mettere un cornino, Larry. Qui non si tratta di zuppa zuppetta. È un gradito ritorno per uno dei più importanti direttori di doppiaggio italiano, per A Serious Man, Francesco Vairano. Sono stato abbastanza
fortunato perché come attore di doppiaggio ho potuto prendere parte a due personaggi che in qualche modo hanno colpito l'immaginario del pubblico, e quindi il professor Piton di Harry Potter e Gollum del Signore degli Anelli. Oh, Gollum! Oh, è lui! È lui, è qui, anche qui! È Gollum! Non lo sapevo, non l'avevo mica detto. Sono proprio io. Ma con il rumeno che sta anche parlando. Ah, sono proprio io. Ma non è possibile rimanere così per tutto il tempo. Devi, grazie. Sì. Ne parliamo dopo, Frodo! No. Frodo! Vieni qua, Frodo! Il mio. Vabbè, è una piacevole condanna però, insomma. Ringrazio anche tutti voi, fratelli e sorelle, per questa gioia datemi questa sera. Grazie. Loris, grazie.